In questa campagna elettorale si parla forse poco di scuola. Tu che hai, insomma, conoscenza del settore, hai già le idee chiare su come ripristinare questa struttura che si trova alle tue spalle e farne una scuola di assoluto livello ed eccellenza? Sì, forse è proprio questo quello che mi ha invogliato a scendere in campo, perché avendo due ragazzi adolescenti, ormai non fanno più parte della primaria, sono alla secondaria, ma comunque hanno vissuto questa scuola per breve tempo, ma l'hanno vissuta perché questa scuola è stata chiusa nel 2015 per ristrutturazione e poi è stata riaperta nel 2020, ma ancora oggi ci sono delle criticità. Il fatto che dopo una settimana è stato fatto l'impianto a soffitto, dopo una settimana è venuto giù una parte di cartongesso perché si era inumidito dall'acqua dei termosifoni, si è rischiata, diciamo, quasi la tragedia. È stata la fortuna che si è verificata durante il sabato, che non vengono i bambini a scuola. Su questo avete le idee chiare, tu hai le idee chiare cosa fare di questa struttura ed anche di questa zona parco che si trova accanto alla scuola. Nel nostro programma proprio questa zona, questa sorta di parco, possiamo parlare di sorta di parco perché si vede, è visibile che è lasciato alle intemperie, alla manutenzione scarsa, anzi inefficiente, inesistente. Abbiamo previsto già un progetto, questo parco sarà riqualificato con un chiosco al centro che gestirà anche il verde intorno, saranno rifatti tutti i muretti, saranno allargati, ci sarà un'area adibita proprio ai bambini che escono da scuola, perché alle mie spalle c'è anche l'uscita secondaria che dopo il Covid è prevista l'uscita scaglionata dei vari ragazzini, non escono tutti dall'entrata principale, entrata principale che mostra sempre la criticità e pericolosità, una scala che quando piove è come fosse una lastra di ghiaccio per i bambini. Questa scuola che al primo temporale un po' più copioso si è allagata, c'è un'aula che è addirittura chiusa perché è inagibile, un'aula dove era prevista l'aula multimediale e non hanno passato i fili della corrente, cose inaudite, ma addirittura cose impensabili. Quando abbiamo fatto l'inaugurazione di questa scuola, in quell'occasione io ero presidente del consiglio d'istituto di questa scuola della Francesco Guarini, adesso sono invece consigliere. E ti dico che nel 2022 ci sono ancora le persiane che si aprono con la cordicella pericolosa per i bambini di una primaria. Sono imprevedibili, può succedere la qualunque. Quindi dobbiamo mettere in sicurezza tutte le scuole, dobbiamo guardare le strutture da cima a fondo.